attacca Paci, rincorre Zaccardo, vuole evitare la rimessa laterale, regala il pallone a Giacomazzi. Ora un'azione dell'offensiva, si sviluppa dai piedi di Ernesto Giacomazzi, Guillermo Giacomazzi con Olivera, scambia con Chavanton, uno scambio tutto uruguaiano, fermato Olivera. Zaccardo, lunga per Giovinco. Munari evita Modesto, va sulla destra. Chavanton è solo, accerchiato, alla fine perde palla. Morrone, Giacomazzi, Olivera, Vives, già passato 1:15 di recupero. Vives prova ad andare via, si ricomincia da Geda. Olivera entra in area, Chavanton, pallone per Chavanton di testa, incredibile! Ernesto Chavanton festeggia così le 100 presenze in maglia giallorossa. Un gol importantissimo per il Lecce, una tattica attendista che ha premiato Gigi De Cagno. Chavanton festeggia con l'1-0, un gol che vale 3 punti in classifica, che smuove pesantemente la classifica del Lecce. Posizione regolare per Chavanton, di testa batte così Mirante per l'1-0. Potrebbe essere l'1-0 finale del Tardini, con i fischi del Tardini. Oggi era la 100ª presenza, il ritorno in squadra di Chavanton dopo le polemiche con De Cagno. Festeggia così Ernesto Chavanton la sua avventura, proprio da dove l'aveva iniziata nel 2001 contro il Parma al Tardini, la festa di De Cagno. È un gol pesantissimo per la classifica, uno scossone, un terremoto del quarto grado con il Lecce che scavalcherebbe tante posizioni. Attenzione, 30 secondi alla fine, ma ci sarà qualcosa da recuperare. Chavanton, il suo primo gol quest'anno, verrà anche ammonito, si è tolto la maglia Ernesto Chavanton. Il Tardini non ci crede, il Parma non ci crede. Premiata la mossa, le mosse, la tattica attendista di De Cagno a difendere con tutti gli effettivi e attaccare in contropiede. Quando meno te lo aspetti arriva il gol in pieno recupero.